E di 10 anni e 5 mesi di reclusione la richiesta di condanna formulata dalla Procura Generale nei confronti di Domenico Lucano, imputato, nel processo Segna per peculato, truffa, associazione per delinquere ed altro nel contesto delle indagini sul modello di accoglienza diffusa realizzato a Riace. Mimmo Lucano, ex sindaco, è il principale imputato dell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Locri, che in primo grado aveva subito una condanna a 13 anni e 2 mesi di reclusione. I sostituti procuratori generali Adriana Fimiani e Antonio Giottari, nel corso del loro intervento, hanno ribadito la solidità dell'impianto accusatorio, pur rilevando la prescrizione per i due presunti abusi d'ufficio, l'assoluzione per una parte del reato di truffa e il riconoscimento dell'unificazione di tutti i reati con il vincolo della continuazione. Mimmo Lucano viene considerato il promotore di un'associazione per delinquere ai danni dello Stato che avrebbe avuto lo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti, così orientando l'esercizio della funzione pubblica del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria, preposti alla gestione dell'accoglienza dei rifugiati nell'ambito dei progetti SPRAR, CAS, MSNA e per l'affidamento dei servizi da espletare nell'ambito del comune di Riace. L'accusa ha ribadito che gli esiti investigativi hanno evidenziato una strategia operativa dietro al modello Riace, dove Mimmo Lucano disponeva, dai dati documentali raccolti nel corso dell'indagine e valorizzati nella sentenza dei giudici di Locri, ampiamente richiamata dai sostituti procuratori nel corso del loro intervento, è emerso che il sistema di accoglienza, che prevedeva un termine per la presenza di migranti, stava diventando mero assistenzialismo. Sul punto, i dati chiamati dall'accusa hanno riguardato in due diversi momenti la presenza del 45% e poi del 55% di lungo permanenti che non avevano diritto a stare a Riace. In definitiva, la Procura ha tracciato un quadro a tinte fosche del modello Riace, chiedendo alla Corte d'Appello di Reggio Calabria di confermare l'impianto probatorio contro Lucano, con contestuale richiesta di alcune conferme e molte le determinazioni della pena per altri 15 imputati.